Buonasera, buonasera a tutti quanti, ben ritrovati alla trasmissione di che cosa stiamo parlando, del 31, 30 marzo, scusate, 30 marzo 2020. Oggi, più che mai, il titolo della mia trasmissione ha difficoltà ad avere una risposta. Di che cosa stiamo parlando? Diventa un po' difficile parlare di cose che non siano legate a questa emergenza che stiamo vivendo tutti, che ci coinvolge tutti, che riempie i nostri pensieri, i nostri messaggi, le nostre telefonate, le nostre relazioni. È un'emergenza importante, in alcuni casi drammatica. Vedevo poco fa le immagini dell'India, dove centinaia di migliaia di persone stanno andandosene via dalle megalopoli perché con il blocco di tutte le attività produttive e commerciali in India, molte persone che prestavano lavoro presso le grandi città che venivano dalle campagne, si ritrovano appunto proprio senza alimenti e quindi è veramente un'emergenza drammatica per loro, non si sa bene come andrà a finire e quante morti ci saranno per la povertà che c'è e quindi per la mancanza proprio di cibo. Io di tutto questo ovviamente non posso, di tutte queste cose non posso parlare da un punto di vista medicale, epidemiologico, lasciamo lo spazio agli scienziati in questo senso, ai medici e agli specialisti, ma mi preoccupa, come ho sempre fatto nelle mie trasmissioni, le ricadute da un punto di vista socio-economico, e anche psicosociale. Non, una delle cose che sento dire spesso che mi rimane è questa cosa qui, che lo dicono anche gli scienziati, perché a un certo punto, in interviste, a un certo punto anche i più grandi luminari arrivano a dire: non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ti inchioda abbastanza questo dato di fatto, insomma, ancora non si possono fare previsioni, non ci sono certezze in prospettiva, anche se timidamente qualcuno avanza qualche ipotesi, ma sono appunto ipotesi, come la parola stessa dice, sono tesi deboli, tesi vere e proprie non ce ne sono a oggi. E tanto più che sono state cambiate, questo è state cambiate nel tempo, quindi anche la scienza, che per molti è un ancoraggio alla realtà e a dati di fatto, mostra tutte le sue debolezze, e perché poi la scienza da sempre è un processo, non è un processo, che è in continua evoluzione, che è fatto di variabili. Che intervengono e quindi che si modificano nel tempo, appunto. Quindi, questa è una delle cose che mi ha colpito di più. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quindi, con questa incertezza dobbiamo convivere. Quindi, quello che sicuramente sta cambiando, è una percezione del tempo, no? Perché questo fatto dell'isolamento e del distanziamento sociale e quindi lo svolgersi delle nostre giornate sono state modificate anche per chi lavora, perché poi il lavoro in casa, lo smart working per chi ha la possibilità di poterlo realizzare o per chi invece è costretto proprio a rimanere inattivo da un punto di vista lavorativo.
ritorna una distinzione che altre volte ho fatto, ed è proprio questa, la percezione del tempo secondo la prospettiva greca, che individuavano i due elementi fondamentali, l'altalenarsi dello svolgersi delle ore, cioè il Cronos e il Kairos. Il Cronos come tempo cronologico, il tempo potremmo dire appunto del lavoro, dello svolgersi di compiti da fare, da attuare, quindi, cronologia, e il Kairos invece, che è una parola invece latina, che è il tempo delle opportunità. Ecco, quante volte abbiamo sentito dire in questi giorni che questo tempo sospeso, dilatato, ci può dare la possibilità di ripensare le nostre relazioni, il nostro rapporto con una scala di valori che ritorna ad essere quella essenziale, come la scala di valori, mi ricordo la scala di valori di Maslow, famosa, dove al primo posto ci sono le esigenze alimentari, poi le esigenze della salute e poi via via le altre. Le altre sono tutte sovrastrutture, non sono cose fondamentali. Ecco, questo speriamo che ci rimanga questa percezione, ripensare appunto i valori. Delle cose che per noi sono importanti, insomma, e sicuramente tra questi il ripensare il senso di libertà personale che in questi giorni è un po' messo in discussione, però nello stesso tempo l'importanza, il valore della libertà interiore e quindi questo spazio che per alcuni può essere solo di noia, di non sapere come. Non sta arrivando l'audio, mi stanno dicendo. Sì. Ah, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, una piccola sospensione audio. Abbiamo rimesso a posto subito il contatto e siamo ancora in onda e così prendo l'occasione per ricordare che per chi volesse scriverci info@radioscienza.it e al 393 788 0195 SMS WhatsApp per intervenire eventualmente in discussione, in trasmissione, scusate. In questa discussione, che è una discussione così aperta, proprio dove veramente non c'è stata una scaletta vera e propria, perché diventa veramente anche difficile parlare di che cosa a chi, nel senso che è tutto veramente un po' sospeso, come dicevo, è tutto dilatato, la percezione del tempo dilatata, per alcuni diventa pesante da sopportare e si può rasentare la noia, però ci rimane appunto la libertà interiore, ci dà la possibilità di poter sognare e con il sogno, un sogno ad occhi aperti, è un sogno realizzabile. E possiamo riavvicinarci in una maniera corretta alle nuove tecnologie e saper scegliere quello che può arricchirci, che può darci qualcosa. Una cosa mi va di dirla, sì, un piccolo sassolino. So che dicendo questo mi inimicherò magari un bel po' di gente che può essere all'ascolto, però io non sopporto molto questa mania italica di mettere davanti, addirittura la mia vicina di casa davanti all'automobile ha messo un lenzuolino con scritto un bel arcobaleno che è sempre un segno di speranza, è l'ultima a morire, come sappiamo, e quindi speranza va bene, però
questa frase che andrà tutto bene, a me non mi fa altro che pensare ai film americani quando il personaggio di turno che sta è ferito a morte oppure anche solo ferito. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ecco, questo andrà tutto bene. Beh, insomma, non mi sembra che stia andando molto bene e andrà tutto bene per chi non sarà toccato dalla malattia e non avrà strascichi o nella sua attività economica o nelle relazioni con gli altri, perché poi la convivenza anche nelle case non lo sappiamo, ma forse in alcuni casi diventa veramente difficile e complessa, perché se non ci si voleva bene prima, si poteva magari uscire di casa per non creare tensioni, oggi non si può fare e quindi ci possono essere dei problemi. Ecco, io addirittura ho pensato ci fossero delle scene anche più, non è detto che questo ancora non accada, io mi auguro di no, ovviamente, però insomma devo dire che gli italiani si stanno comportando complessivamente abbastanza bene, complessivamente. Poi la mamma dei cittadini è sempre incinta, quindi ci sono, è capitato a tutti, tutti avremmo delle cose da raccontare. Ma la cosa che è importante di tutto questo che stiamo vivendo, è non dimenticarci quello che è, non azzerare la memoria, no? E quando sarà finita non ci dimentichiamo quello che è accaduto, il perché e il per come, ci sarà chi andrà a fare indagini su alcune esplosioni della malattia, come è stata affrontata da un punto di vista governativo o locale, insomma, gli errori fatti, ecco, non ci dimentichiamo, cioè, sappiamo che la memoria è sempre fondamentale. Come anche è messa a dura prova l'informazione, e qui ci siamo dentro tutti, anche noi come Radio Sai, cerchiamo di fare il meglio. Cerchiamo sempre di documentarci e non lasciare il fianco a facili analisi così risolutive, perché la complessità è il nostro, è il mare in cui viviamo, e in cui viviamo vogliamo dire dal dopoguerra, ma direi ancora molto prima. La complessità, secondo me, è nata addirittura con la rivoluzione industriale e poi aumenta sempre di più con le tecnologie, con tutte le variabili, appunto, come dicevo, che intervengono. Quindi c'è una grande complessità e quindi un grande sforzo di memoria, una grande capacità di analisi che va messa sotto la lente continuamente. Non ci dimentichiamo il percorso che ci porterà finalmente, come dice il buon Dante, che finisce la sua Divina Commedia, e infine ci troveremo a rivedere le stelle. Ce lo auguriamo tutti, con questo augurio io voglio terminare il mio piccolo intervento, non vi voglio portare via più tempo, perché onestamente credo che tutti siamo presi da tante cose. Non mi va di essere né leggero né troppo pesante. Lascio alle parole di un cantautore, visto che come radio abbiamo difficoltà a mandare canzoni recenti, anche se questa ha già 40 anni. Parliamo della canzone di Francesco De Gregori, ed è stata scritta nel 79. Ed era riferita ad alcune cose avvenute negli anni 70. C'è un richiamo a una certa data, il 12 dicembre. Quel 12 dicembre è l'inizio di una strategia della tensione, così è stata chiamata, comunque degli episodi più atroci dal dopoguerra in poi, che è una strage.
avvenuta a Piazza Fontana. Ma in questa canzone c'è un insieme di tante cose. È stata criticata molto, ma c'è anche l'Italia della liberazione, dal nazifascismo. L'Italia che ha tanti colori, ha tante cose, ma l'Italia che alla fine, con una parola sola, ancora, e io mi auguro che sia così, l'Italia che resiste. Quindi con questo io vi lascio leggendovi questo testo canzone e ci rivediamo presto e ci rivedremo sicuramente con un sorriso più vero e più aperto. E questo è l'augurio per tutti noi. Viva l'Italia! Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del Walser, del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Viva l'Italia, metà giardino e metà galera. L'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Ciao, grazie.